Amici di Mediariano, questa sera parliamo di star, parliamo di cinematografia e ne parliamo con un personaggio nostrano, un personaggio arianese puro, arianese doc, lasciatemelo dire perché siamo qui insieme ad Anna Rita Cocca. Come stai? Tutto bene, grazie, saluti a tutti quanti. Allora, cinema da quanto tempo? Poi parleremo del resto. Allora, al cinema ci lavoro da 6-7 anni come aiuto regia, come segretaria d'edizione, quindi faccio non solo film ma anche spot pubblicitari, documentari, insomma varie cose che poi mi propongono. Senti, com'è nata sta passione? Ma in realtà da quando ero piccola. Quando ero piccola avevo questo amore per il cinema, anche se non sapevo di cosa si occupasse il cinema in vero e proprio. Vedevo questa gente in TV, questa gente al cinema e mi affascinava. Quindi ho seguito poi questo percorso mano a mano col tempo fino ad arrivare insomma ad oggi. Anche se la strada è anche abbastanza lunga. Insomma. È lunga, però i primi passi li stiamo facendo, ti stai muovendo bene, mi pare. Sì, piano piano i primi passi. Diciamolo proprio sì. Ma sai, quando c'è passione c'è anche una grande forza di volontà e questi sono dei mestieri che richiedono grande forza di volontà e quindi se non avessi avuto questa passione non sarei oggi qui. Quindi non è facile salire questo monte, appunto, che è il cinema e tutto quello che crea intorno. Sì, decisamente. Ascolta, con te dovremmo parlare già di background, perché è di background di grande successo, perché noi dovremmo parlare di un corto molto bello dedicato alla Shoah, che tra l'altro, scusate se è poco, è a Giffoni, quindi siamo lì lì per il premio, vero? Ce lo auguriamo, siamo alla sessione Mai Giffoni, che è la sessione sia per le scuole sia per le associazioni e siamo tra i due cortometraggi in finale su oltre 500 cortometraggi che avevano chiesto insomma, la partecipazione ed è un grande successo. Poi ci dobbiamo augurare che a fine luglio vinciamo, poi, insomma, anche se non vinciamo il primo premio comunque è una grande vittoria arrivare in finale. Sicuramente una grandissima vittoria, è un grande momento anche per te. Ascolta, chiaramente lasciamo Shoah, di cui parleremo, visto che noi seguiremo la nostra amica sicuramente a Giffoni, parliamo di questo ultimo lavoro, Tutti giù per terra. Già il titolo parla chiaro di qualcosa che è avvenuto tempo fa e di tanto in tanto torna da noi, parliamo di terremoto. Com'è nata questa idea? Ma questa idea è nata l'anno scorso dopo il progetto Shoah. Io avevo intenzione di fare, diciamo, di fare qualcosa su questo tema perché è una cosa che ci riguarda più da vicino. Shoah, diciamo, che è un cortometraggio che ha riguardato parte dell'Italia e come parte del mondo, ma il terremoto riguarda sicuramente tutto il mondo, ma in particolare l'Irpinia. Ricordiamo l'Irpinia 1980, quest'anno è il 30° anniversario del terremoto dell'Irpinia e volevo dedicare qualcosa appunto alla mia terra e da qui nasce Tutti giù per terra. Tutti giù per terra. Ti sei avvalso della collaborazione chiaramente dei ragazzi, dei giovanissimi, la scuola Mancini ti ha dato una forte mano e poi con gli attori, questa è una cosa che mi incuriosisce molto, come hai fatto? Qual è stato il tuo canone per decidere gli attori, decidere le location e tutto il resto? Allora, per quanto riguarda Tutti giù per terra, abbiamo fatto una selezione su 200 bambini, li ho selezionati in base all'espressione del volto e anche all'espressione della voce sicuramente. Quindi ho selezionato 12 bambini, abbiamo iniziato a fare delle prove che sono durate insomma parecchio tempo, quasi 2 settimane se non di più. E la cosa, diciamo, particolare che ricordo e che mi fa anche un po' ridere, dato che per questo cortometraggio si richiedeva la ricostruzione di una scenografia perché mettere i bambini sotto le macerie, insomma, non è che potevamo metterli nelle macerie vere e proprie, quindi abbiamo ricostruito tutto. Mentre si ricostruiva la parte scenografica, noi facevamo le prove e quindi per dare loro il senso della claustrofobia li bendavo in modo tale che sentivano proprio questo senso di chiusura che poi vedrete insomma in alcune immagini del cortometraggio per dare pure spessore alla voce e all'espressione anche del volto. Quindi è già un piccolo trucco che ci ha insegnato Anna Rita, quindi sappiamo qualcosa in più. Ascoltami, Tutti giù per terra è l'inizio, è un sequel di quello che già stai facendo. Cosa si augura prossimamente, il prossimo step di Anna Rita Cocca qual è? Un film.
un film, un vero e proprio film. Il cortometraggio sicuramente è un piccolo film che si può fare tranquillamente perché richiede un budget economico molto basso, invece un film richiede un budget economico molto alto e quindi si spera di avere dei contributi anche ministeriali, quindi statali, e anche un grande contributo in tutta Irpinia, perché io comunque vorrò continuare a girare qui nella mia terra. Dal tuo parlare, dal tuo modo di esprimere, ti si vede, ti si sente molto legata ad Ariano Irpino, a questi posti, vero? Sì, perché sono nata qui, qui c'è la mia famiglia, e anche se io sono tanti anni che vivo a Roma, però io qui è la mia famiglia, cioè il mio paese è la mia famiglia. Allora ti faccio una domanda che i registi non vogliono mai essere, che si faccia questa domanda. Fai uno spot perché la gente deve vedere Tutti giù per terra. Guardando la telecamera. Oddio. Guardate Tutti giù per terra perché è emozionante, è bello ed è indimenticabile. Sì, l'esame è superato, intanto noi ti ringraziamo, gentilissima, ti auguriamo tantissima fortuna per il tuo lavoro e poi se vuoi noi ti seguiremo passo passo. Grazie mille, ciao! Vai! 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 V